Un cordiale bentrovato a tutti i nostri amici telespettatori dalla redazione di TV City, un nuovo appuntamento con la rubrica culturale La Storia Oltre la Storia. Siamo al 12° appuntamento con gli autori, ne parliamo questa sera in studio con ormai il mio compagno di avventura e di viaggio, Edoardo Orma. Buonasera Edoardo. Sì, buonasera a tutti gli spettatori. E anche per la puntata odierna abbiamo un ospite d'eccezione che è Susi Bledi, a cui do il benvenuto e ben trovato insieme a noi. Buonasera Susi. Ciao, ciao a tutti. Dicevo prima, un personaggio di spessore, oltretutto una personalità davvero particolare, quella che presentiamo questa sera, perché è una donna particolarmente attiva nel mondo dello spettacolo, con una personalità poliedrica, così come definita in più ambiti e anche secondo diverse recensioni che portano il tuo nome, autrice, conduttrice, regista, insomma una personalità a tutto tondo che nel mondo e nel contesto della cultura insieme a noi questa sera viene a parlare di un percorso e di un momento che possiamo dire è alla base di quella che è la reinterpretazione o la rilettura dei percorsi storici canonici. Lo voglio ricordare, la nostra rubrica, quella edita da TV City, La Storia Oltre la Storia, vuole essere un format di approfondimento per offrire una lettura parallela e non diversa, ma una lettura che coesista con quella classica e tradizionale rispetto a quelli che sono i punti di partenza della storia, della civiltà dell'Occidente e dell'Oriente. Un nuovo appuntamento con l'autore, parliamo questa sera insieme a Susi Bledi di uno dei suoi ultimi libri, di una delle sue ultime composizioni, che è Il Meteorite Iperboreo. Allora do la parola al caro Edoardo per introdurre il testo e per iniziare a parlarne con l'autrice. Sì, grazie Salvatore. Allora, qui abbiamo il libro che ho letto personalmente, lo trovo veramente ben fatto e realizzato con molta cura. Il libro viene scritto assieme a Carchello, dove tu hai ripreso Il Faraone del Nord, e una postfazione di lui, di Felice Vinci, che noi abbiamo avuto anche qui ospite in studio. Allora, volevo iniziare a farti una domanda, Susi. Partendo proprio da quello che hai scritto nel libro, perché mi è piaciuto tanto, quando scrivi che sei una viaggiatrice curiosa che non si accontenta di quello che dicono le guide turistiche e che crede che molta parte della storia scritta nei nostri sussidiari scolastici non sia la verità, ma solo un'interpretazione molto parziale delle storie che compongono la grande storia dell'umanità. Ecco, mi è piaciuto molto perché coglie proprio appieno quello che, diciamo così, è il nostro racconto della storia dell'umanità. Cosa ti dici? Ma guarda, io è da sempre che viaggio con questo tipo di curiosità. Del resto è il modo migliore per viaggiare, perché viaggiare, come dire, per spostarsi in un altro luogo, portandosi dietro le solite convinzioni, le solite credenze, il solito modo di approcciarsi alle cose, non è viaggiare, è solamente spostarsi. Viaggiare è cambiare prospettiva. Ti aiuta molto viaggiare e spostarsi in luoghi che non sono appunto i soliti. Potrebbe anche essere sotto casa, questo io per me è il mio
è il mio motto, diciamo, no? Poi non importa andare chissà dove, ma basta anche sotto casa vedere le cose con altri occhi e farsi delle domande. Hai viaggiato in tutto il mondo praticamente, assieme a tuo marito hai toccato praticamente tutto il pianeta. Beh, no, un po' sarebbe esagerato dire che sono andata dappertutto, nel senso che si va in certi luoghi quindi, però, insomma, lungi da me dire ho fatto il Perù, ho fatto, come se si trattasse di, no? Ho fatto come se si trattasse di cancellare con una X il luogo che hai visto. Non hai visto tutto il Perù, hai visto quei posti che sei andata a vedere in Perù. E dopodiché il limite del tempo che hai dovuto trascorrere o non hai potuto trascorrere ti fa capire quanto... Cioè, voglio dire, però quello basta a volte per farsi delle domande. Le domande sono quello che io mi faccio continuamente e da sempre. In questi 20 anni, forse sono anche 25 di viaggio, mi sono fatte tante domande, mi sono date alcune risposte che hanno tentato di rispondere alle domande. E quindi, appunto, anche tu hai citato il Meteorite Perborio, che è il libro di cui parleremo questa sera, per un tema specifico che è quello, appunto, della nostra origine nordica, eccetera. Però chiaramente un libro nel quale io ho raccontato un po' tutto, ci ho messo anche tantissimi filmati, è tutta un'altra storia, che è il libro che ho scritto per poter raccontare, diciamo, tutta un'altra storia, quella che mi sembra di avere capito andando in giro per il mondo e facendo tutti questi viaggi. Assolutamente sì. Ecco, volevo partire proprio dall'inizio del tuo libro per spiegare anche alle persone che non conoscono la materia. Parli proprio del meteorite iperboreo. Ecco, chi erano gli iperborei? Perché poi sono legati in un certo senso al mondo del nord? Beh, sono citati continuamente gli iperborei nella storia della storia dell'arrivo anche di queste popolazioni nel Mediterraneo. Il collegamento che abbiamo voluto fare, che mi sembra di avere sempre trovato, facendo questa volta un viaggio in Italia, ecco, che potete fare tutti e che potete fare seguendo appunto questa serie che ho fatto, I Popoli del Mare, che adesso appunto è pubblicata su Belisti per Caso, quindi potete andarla a vedere, o sul mio Facebook, che è Belisti per Caso. Cosa ho cercato di raccontare e di vedere andando in giro? Intanto questo incontro che io ho avuto con Felice Vinci, ma anche con Widmer Berni, che ha scritto appunto un altro libro che si chiama Unebut, I Popoli del Mare, e con un'esperienza che io ho fatto, che è quella della presenza in Mediterraneo di una serie di popolazioni che appunto sono popolazioni che probabilmente venivano dal nord Europa, venivano dal Baltico, ma non solo, comunque certamente da questa parte nord dell'Europa. Poi la cosa si estende, perché appunto avete intervistato anche Goti, che ha parlato appunto dell'Atlantide, diciamo, identificata con la Groenlandia, ma sicuramente con una serie di cose che succedono nel nord. Sicuramente c'è un periodo che avviene anche prima di quanto non avvenga in Mediterraneo, che è appunto l'età del bronzo nordica è più antica di quella del Mediterraneo, ma non solo, se pensiamo anche, parto anche da quello, se pensiamo anche ai viaggi degli Argonauti, gli Argonauti sono i padri di tutti gli altri eroi che ci sono nell'Odissea, nell'Iliade.
cioè che fra gli argonati c'è la Conte, no? Bello giovane, non più vecchio come poi viene presentato nell'Iliade. Ci sono i Dioscuri, c'è Orfeo, ci sono tutta una serie di eroi che sono più antichi, diciamo degli eroi che invece poi caratterizzano della mitologia greca, della mitologia greca. Come? Esattamente, è un po' quello che raccontava anche Felice Vinci nel esatto. suo libro di Omero nel Baltico. Certo, esatto, sì. Quindi però Felice non prende in considerazione gli argonauti, invece che sono un po' la mia passione, perché rappresentano veramente questa popolazione che cercavano qualche cosa, cercano il vello d'oro. Che cos'è il vello d'oro? Beh, insomma, è una cosa fatta a vello, cioè a... come la dire, pelle di a pelle di pecora, d'oro o comunque di un metallo prezioso. È questo vello che poi è in realtà, e questa è una mia interpretazione, però è da prendere in considerazione, è comunque la forma con la quale si andava in giro a portare i metalli, e quindi questa forma di metallo, di metallo in questo caso oro prezioso, ma anche il ferro, lo stagno, cioè tutto quello che serviva per fare una lega più importante, e che era importantissima come la lega del che serviva stagno e rame per fare il bronzo. Bene, gli argonauti sono proprio gli eroi di questo. E gli argonauti girano per questa parte del Mediterraneo, ma anche per il Mar Nero, sono collocati in quella zona, ma guarda caso in quella zona si arriva attraverso i fiumi, e si arriva dal nord. I fiumi, il Dnieper, il Dvin, eccetera, sono collegati, ci collegano il Mar del Nord a cioè il Mar Nero, scusami, il Mar Nero con il Baltico. Quindi il Mediterraneo è collegato attraverso il Mar Nero e attraverso i fiumi al Baltico. Questo è una cosa che non si prende quasi mai in considerazione, ma leggendo così la storia, e leggendo così anche la storia mitica degli argonauti, che però mitica fino a un certo punto, perché noi sappiamo che a un certo punto, molto prima dei vichinghi, come i vichinghi, queste popolazioni arrivano e invadono il Mediterraneo, sono i popoli del mare. Sono i popoli sì. del mare che nel 1200 avanti Cristo arrivano in Mediterraneo, sgominano tutto quello che c'è in Mediterraneo e occupano molte zone del Mediterraneo. Questi popoli sono gli Etruschi, poi alla fine i Peliset, i Turca, i Siculi, i Siculi, i Sardes, ma poi potremmo dire, cioè alla fine per derivazioni, i Messapi, tutte le popolazioni che occupano la nostra penisola e non solo, occupano la costa del Mediterraneo, e sono le popolazioni che alla fine si stabiliscono in queste zone, e alla fine siamo noi, perché poi alla fine dei conti quelle popolazioni, soprattutto in Italia, con la nostra differenza in qualche modo regionale, io sono convinta che c'è qualche cosa che ci accomuna, appunto, questi popoli del mare, perché poi alla fine, come dice Erodoto, tutto deriva dai pelasgi, tutto deriva da queste popolazioni che arrivavano con le barche e occupavano delle zone. E allora, detto questo, perché il meteorite? Beh, perché in quel periodo che cos'è che fa scappare le popolazioni del nord? Il fatto che in quel periodo, in un periodo che va dal 1500-1200, eccetera, è attestato il fatto che al nord cadono dei meteoriti, cade un meteorite, uno tipico che siamo andati a vedere, che potete vedere anche voi vedendo un filmato che abbiamo fatto, che si chiama appunto il meteorite iperboreo, ecco, cade a Saaremaa, in un'isola dell'Estonia, che sta sì. proprio in Estonia. Sì, dove hai fatto anche il video insieme a Felice Vinci, sì, l'ho visto, quello che sta anche il video con Felice Vinci che sta su YouTube. Sì, infatti siamo poi da lì, siamo sì, l'ho visto, è molto siamo bello. Siamo assieme, questo viaggio che abbiamo fatto, e quindi questo
meteorite che cade e che procura appunto c'è un lago, no? Un lago che ancora all'interno c'è ancora probabilmente questo meteorite, quindi è anche particolarmente, come dire, si sente la presenza di questo meteorite. Beh, questi meteoriti probabilmente ne cadono diversi, ma sicuramente questo meteorite procura qualche cosa di veramente importante nel nord, in quella zona. E quindi le popolazioni che si ritrovano con un clima cambiato, ma fondamentalmente con un buio derivato da questo evento, probabilmente decidono di non solo di fare le razzie che sono sempre stati abituati a fare, così come i vichinghi molto dopo, nel 1000, questa volta nel 1000 dopo Cristo, hanno sempre fatto, perché è un loro modo. Sono pirati, sono razziatori, oltre che agricoltori, bravissimi navigatori e tutto il resto. Ma il loro comportamento è quello. Quindi, al di là del fatto di spostarsi per fare queste razzie o queste cose, decidono probabilmente di arrivare, questa volta con le famiglie, questa volta con le loro masserizie, con la loro cultura, con la loro storia, in Mediterraneo. E lì cercano posto oggettivamente. Quindi sono così agguerriti e sono così anche bravi navigatori, capaci di lavorare il ferro, di lavorare i metalli, eccetera, eccetera, e prendono posto in Mediterraneo. Sono i popoli del mare, che noi conosciamo con tanti nomi e che in qualche modo sono fra noi. Spero non dire siamo solo noi. Grazie Susi, perdona se ti interrompo, ma su quello che tu stavi dicendo, quindi continuiamo con te, il filone di quegli autori che anche prima di te, nel corso delle precedenti trasmissioni che ci hanno pregiati di essere nostri graditi ospiti, vanno a sostenere una lettura alternativa, parallela, oltre quella canonica e quindi oltre quella storica, di un possibile inizio della civiltà non più nel bacino, nella culla, nel cuore del Mediterraneo, ma traslandolo, quasi trasferendolo nel Mar del Nord, nel Mar Baltico, quindi completamente traslando quella che è la zona geografica di derivazione e quindi di nascita della civiltà umana. A tal proposito mi verrebbe da chiederti, ma è vero che in Estonia sarebbe caduto già 5.000 anni fa un meteorite la cui descrizione, la cui trattazione comunque troviamo nella Odissea di Omero? Guarda, su questo dovrei chiedere a Felice, lui è l'esperto dell'Odissea e dell'Iliade. Questo è un dato, è provato che questo meteorite è caduto e che quindi ha sicuramente procurato qualche cosa di, come dire, uno sconvolgimento tale che può avere convinto queste popolazioni a spostarsi. Ma non so, io non sono, cioè, noi dobbiamo pensare in modo diverso e non necessariamente, poi io sono aperta a varie interpretazioni e possibilità. Non è che la civiltà è nata lì, la civiltà è nata là, dove è nata la civiltà. Secondo me non stiamo cercando questo, perché sicuramente, voglio dire, abbiamo una presenza nella Sumeria, abbiamo una presenza nella zona del Medio Oriente, abbiamo una presenza tale per cui non possiamo dire, capito, non lì là. Ecco, però sicuramente quello che va interpretato e reinterpretato è una presenza costante, continua, ovunque, in tutto il mondo, e questa che è il mistero che io ho visto di più e che ho indagato e che ancora non so dargli una risposta, però so che questo è un po' il succo della cosa. In tutto il mondo è esistita in qualche modo una specie di Google Earth, è esistita una specie di, voglio dire, di globalizzazione ante litteram, no? Perché dico questo? Perché certe costruzioni, che sono le costruzioni megalitiche, poligonali, mura pazzesche, che caratterizzano un'epoca, che si potrebbe chiamare l'epoca della pietra, ma
nel senso che non è l'epoca di Flintstone, è l'epoca della costruzione con la pietra in un modo stratosferico, in un modo che ancora noi non ci spieghiamo. Ecco, queste presenze megalitiche, poligonali, di strutture, di strutture così, di costruzioni di questo tipo, sono ovunque. Sì. Cioè, sono ovunque, dal Medio Oriente, ok, ma in Siberia, in Sud America, ma ovunque. E quindi e nel nord, naturalmente, con la presenza dei vari dolmen, menhir, di tutte queste costruzioni incredibili. Quindi la domanda è: chi aveva globalizzato la Terra? Ecco, la risposta non può essere che gli umani hanno costruito queste cose uguali dappertutto, così perché se la sentono di costruirle in questo modo. No, c'era una civiltà globalizzata che poi è scomparsa, e quindi il ricordo è andato un po' a svanire nel tempo. Passa fino a un certo punto, comunque è rimasta. Io vorrei anche dire, appunto, no, che per esempio non importa andare, diciamo, a Machu Picchu, a Tiwanaku, come ho fatto io andando in Perù, no? Dove ci sono cose stratosferiche, dal Sacsayhuamán, cioè ci sono costruzioni che sono veramente un punto interrogativo. Non importa andare lì, perché in una veste minore, se vogliamo, ma stratosferica anche quella, ce l'abbiamo in Lazio, ce l'abbiamo in Italia. Abbiamo costruzioni incredibili che sono appunto in tutta la parte del Lazio e della Toscana. E più avanti penso anche a strutture particolari come, che so, cioè l'antro della Sibilla a Capua, ma in generale, cioè, ci sono mura megalitiche ovunque, non solo, e megalitismo ovunque. Ci dovremmo fare delle domande e non collocare gli storici, solo a un periodo romano. Ecco, mi rifiuto di limitarmi a considerarle romane, ecco, queste mura megalitiche poligonali che abbiamo dappertutto. Susi, mi vorrei attaccare un momento alla domanda d'inizio che ha fatto Edoardo, proprio su chi sono gli iperborei, perché gli iperborei sono definiti, come li definisce anche Erodoto, gli abitanti dell'Iperborea. E l'Iperborea è una regione che, secondo la storiografia classica, secondo gli storici antichi, doveva essere situata, era una terra situata a nord della Grecia, dove c'era il sole d'oro che perdurava quasi 6 mesi all'anno. Secondo alcuni altri, l'Iperborea viene identificata con l'antica Atlantide. Ma secondo te, proprio perché tu prendi questo aggettivo, cioè prendi l'aggettivo iperboreo, quindi ovviamente facendo presumere che hai anche concretezza della realtà di questa mitica terra dell'Iperborea, per te dov'era l'Iperborea? Ma vedi, io ho, visto che non sono una ricercatrice che finisce lì, cioè faccio io la ricerca e poi io mi avvalgo delle ricerche che fanno tanti ricercatori, a volte anche che ne sanno, diciamo, che hanno l'esperienza, anche perché nel caso del meteorite iperboreo abbiamo lavorato, abbiamo scritto assieme a un giornalista estone che, per assurdo, sembra assurdo, voglio dire, però se tu ti muovi da una logica mediterranea e vai a parlare con un estone, con un nordico, i riferimenti che questo personaggio può avere sono nella propria mitologia, sono il Kalevala, sono il Kalevipoi, sono la mitologia nordica, no? Quindi indagando anche con lui, poi i collegamenti pazzeschi che ci sono fra Nord Europa, Baltico e Mediterraneo, anche dal punto di vista
appunto della mitologia e dei personaggi, come dire, l'iperborea, la borea in qualche modo il cerchio del nord, del polo nord, no? E questo cerchio particolare. Ti citavo prima una persona che ho conosciuto e che sulla quale, col quale abbiamo appunto anche lavorato andando a fare dei viaggi, c'è anche sul mio Facebook c'è un'intervista che gli ho fatto andando in Turchia in questo caso, che appunto è Widmar Verni, cioè lui parla della Borea e lui parla di questo Haunebu o Nebu, questo luogo che veniva definito dagli Egizi luogo d'origine ed era sicuramente al nord ed era in una zona che era al di là appunto del Nebut, che era definibile come un nord. Quindi si apre sempre di più nella ricerca di personaggi che lo fanno per passione, diciamo, si apre sempre di più questa potenzialità, questa possibilità che indagando il nord possiamo capire qualche cosa di più di ciò che è avvenuto là, perché noi lo vediamo coperto dai ghiacci, lo vediamo come dire alla fine sparito, lo vediamo in una condizione particolare e neghiamo che in quella zona possa essere esistito e possa essere stati un'origine, un luogo dove questa Google questa globalizzazione, diciamo, esisteva. Però ci sono state delle condizioni diverse, c'è stato un ottimo climatico, ci sono stati dei momenti diversi. L'acqua, il mare è cresciuto nella deglaciazione, diciamo, è cresciuto di 100 metri. Cos'è andato sott'acqua? Tantissimo, no? E quindi dobbiamo pensare, appunto, è un'indagine che stanno facendo in tanti e che sicuramente ti apre una possibilità, ecco. Uno scenario, riapre tutto. Uno scenario molto interessante, che io così do come possibile, ecco, non mi interessa affrontare un po' tutte la veridicità, ma la possibilità di sentire e ascoltare, così come abbiamo fatto facendo questo libro, sentire le associazioni, i collegamenti che ci sono fra la mitologia norrena e la mitologia mediterranea. Questo è molto interessante, perché qualche cosa c'è che collega la mitologia del nord alla mitologia, che so, sumera o del Medio Oriente. È collegato, infatti, non sono due cose diverse, separate. E sì, così come tantissime... Proprio su questo noi abbiamo intervistato anche Cinzia Mele, che tu hai sentito in una tua intervista che l'hai fatto, dove lei appunto descrive che il mondo biblico fondamentalmente potrebbe essere allo stesso tempo traslitterato in Finlandia, in Svezia, quindi tutto il mondo baltico riportato a una memoria più antica, che è un po' quello che dici tu da un punto di vista geografico, se vogliamo. Quindi sono, diciamo così, degli studiosi che stanno facendo delle ricerche parallele, che stanno pian piano facendo uscire fuori il nostro passato probabilmente antico. Guarda, ti dico, lo ripeto, non è che qui, come dire, non si nega una presenza e una storia mediterranea a favore di una storia nordica. Si va a verificare però quanto c'è nel nord che ha segnato anche la nostra storia, soprattutto con queste migrazioni, no? Soprattutto con queste migrazioni relativamente, io appunto me ne sono occupata in modo specifico perché mi sconvolge la presenza di queste popolazioni, di questi popoli del mare
nel nostro Mediterraneo e quanto poco sappiamo di questi. Capisci che se è vero che questo passaggio baltico, per non dire nord, e non dire nord-nord estremo, no? Diciamo, ma questo passaggio dal nord al Mar Nero e conseguentemente passando per i Dardanelli al Mediterraneo attraverso i fiumi dell'Europa navigabili, così come ho verificato in tutto, cioè ho verificato ovunque, anche dove c'è un fiume navigabile puoi arrivare con le barche, quel tipo di barche, e ovunque addirittura infatti le puoi sollevare, no? Racconti di queste barche che si possono slegare e quindi assemblare, beh, come se fossero dei Lego, poi si portano e vanno avanti. Un po' l'Ikea, no, vabbè, queste barche sono le barche che poi sono successivamente quelle più o meno come sono quelle vichinghe, ma come sono le barche dei Magan, che quindi sono proprio una popolazione che sta invece in Medio Oriente, che sta, anzi più giù del Medio Oriente, sta dopo Suez, un bel po', dopo nell'Oman addirittura, no? Quindi, cioè le barche cucite sono le barche che sono state costruite nell'antichità, anche in epoca romana, erano le galee, diciamo in qualche modo, molto erano allungate, non avevano, come dire, possibilità di stivare come faranno le caravelle, che avevano un altro tipo di necessità. Le caravelle, infatti, con la scoperta dell'America, avevano la necessità di portare l'oro e tutto quello che riuscivano a razziare in America per portarlo in Europa. Ma in questo caso erano barche che avevano un altro scopo, quindi molto più sottili, molto più lunghe, senza chiglia, perché non dovevano fare grandi navigazioni, diciamo, dove serviva la chiglia, ma dovevano anzi andare dove c'erano le paludi, dove c'erano i fiumi, quindi anche in territori, in posti dove l'acqua era bassa, addirittura nelle paludi ci andavano con la pelle, no? La pelle di animale che fasciava la barca di legno, no? Il sotto della barca, proprio per scivolare meglio, no? E anche questo ci fa pensare, ma da dove venivano questi e come mai avevano queste caratteristiche? Ma sicuramente queste caratteristiche ci dicono che dovevano andare via fiume, dovevano abbassare e alzare l'albero, perché l'albero che portava la vela, no? E dovevano appunto avere questa possibilità, e quindi abbassando l'albero potevano trascinare questi guerrieri, potevano trascinare la barca proprio anche sulle spalle, portarla superando dei piccoli punti, magari dove c'era della pianura, dove c'era della terra, ecco. Quindi in questo modo queste popolazioni potevano viaggiare via fiume in tutta Europa, arrivando nel Mar Nero e entrando per i Dardanelli in Mediterraneo. Se si accetta questo, allora si apre una possibilità di storia, perché intanto la storia forse più recente, che è quella del 1200, del 1300, dei popoli del mare che arrivano in Mediterraneo. Io ti ringrazio, Susi, per questa panoramica così attenta che mi auguro vorrai continuare a condividere e insieme a noi, insieme ai nostri amici telespettatori, anche in appuntamenti successivi. Ci avviamo ormai alla conclusione. Mi piace lasciarti con questa domanda che ti faccio e che ti introduco con le parole di Paolo Taggi, che è un tuo caro amico, un vostro caro amico, è un saggista e un docente universitario, che a proposito di te e di tuo marito, rispetto agli appuntamenti che voi curavate, ai viaggi che avete fatto, ebbe modo di dichiarare in un'intervista che gli fu fatta: Patrizio guarda i luoghi che visita come se li stesse già ripensando. Siusi invece vive tutto subito, non le interessa la dimensione del dopo. È come se in quei luoghi cercasse la conferma di ciò che ha studiato, di ciò che ha immaginato
e di ciò che ha percorso con la mente. Qual è la tua immagine allora rispetto ai luoghi che tu racconti nel tuo testo? Qual è l'idea che hai immaginato del mondo che hai descritto con le tue parole e con le pagine del tuo libro? Ma guarda, sì, io ho tentato, cioè sono partita con Turisti per caso, in qualche modo è una cosa che mi sono un po' inventata nel primo viaggio che abbiamo fatto con Patrizio, nel senso che siamo andati in India e gli ho detto prendi la telecamera, lui non voleva venire e io gli ho detto prendi la telecamera e riprendi, così ti sembra di essere in televisione, no? Ti sembra di che stai guardando la TV. E così non ti impressioni di essere chissà dove, perché lui non voleva viaggiare. Ecco, per me la grande motivazione è la scoperta della verità. Dopodiché, come dire, la domanda, ma insomma, com'è la nostra storia? Quali mai sono le risposte a tutti i misteri, a tutte le domande che ti fai sempre di più andando in giro per il mondo e vedendo cose? Perché se stai a casa ti accontenti di quello che ti hanno detto, se vai in giro per il mondo, se vai sotto casa a vedere le cose e ti fai domande, provi a darti altre risposte. E credo che insomma dopo 20 anni di viaggi qualche risposta me la sono data, ma non sono arrivata alla conclusione. Sono ancora qui che ricerco e che provo attraverso anche la collaborazione, no? Che ci stiamo dando tutti, questi che insomma appunto fanno ricerche di questo tipo, a cercare di capirci qualche cosa. Sicuramente le domande ci sono. Se ci sono domande, prima o poi verranno fuori anche le risposte, no? Grazie Susi, Edoardo, siamo in chiusura. Allora io ti ringrazio di essere stata nostra ospite questa sera. Affido ad Edoardo i saluti prima di congedarci definitivamente. Sì, allora io grazie. Volevo ricordare il libro di Susi Bledi, Il meteorite iperboreo, e quindi volevo salutarti e ringraziarti di questa chiacchierata, perché diciamo così in poco tempo possiamo raccontare solo una piccola parte di questo libro, e l'invito è proprio a quello di una nuova puntata per una nuova chiacchierata. Grazie Susi di essere stata con noi, l'appuntamento è ritrovarci in altre trasmissioni, in altre puntate del format televisivo edito da TV City, La Storia Oltre la Storia. Grazie per le indicazioni che ci hai dato, per la tua compagnia, un ringraziamento ai nostri amici telespettatori per averci ascoltato e per essere stati insieme a noi, un saluto a Ciro Gaglione e a Francesco Di Somma dalla regia. Restate sintonizzati con TV City e il nostro palinsesto, e appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata della rubrica La Storia Oltre la Storia. Buonasera a tutti da Edoardo Orma e da Salvatore Perillo.